Allora, dopo una bella prefazione dietro le quinte, riparte minuto 91esimo. Stavolta ci colleghiamo con Udine con il signor Marco Puzzolo. Marco, buon pomeriggio a te, come stai? Buongiorno a tutti gli ascoltatori, tutto bene e siamo sempre in forma qua. Oh, abbiamo una curiosità meteorologica. Che tempo sta facendo lì a Udine? Piove, c'è il sole, è sereno? No, che cosa? Questa volta qua sta un bel tempo, variabile, bene, bene, bene. Bene, bene. Qua invece piove, un pochetto si ferma, è tutto coperto e nuvoloso e soprattutto è molto afoso. Questo è Roma. A proposito di Roma, parliamo un attimo della Roma vista da fuori, vista da Udine. Le sensazioni dopo Roma-Crotone 4-0, è un bellissimo banco di prova contro il Crotone oppure fermi, calmi, vediamo che succede, visto che il Crotone momentaneamente non dimostra di essere all'altezza della situazione del campionato di Serie A. Oppure sono io che ho visto un'altra partita, dimmi te. Ma guarda, ti dico la verità, io ho visto, il 4-0 della Roma è stato positivo perché cavoli, porti a casa tre punti importanti sul campionato e quindi è molto importante. Oddio, il Crotone è una squadra che è neopromossa e quindi è lo stesso sempre una partita difficile perché il Crotone, essendo neopromossa, cerca lo stesso di fare punti per rimanere in Serie A e quindi possiamo dire però è l'inizio del campionato, quindi non possiamo subito parlare di non è salva, non è questo, non è ancora, no, aspetta un momento, si vede che sono le prime partite, si è arrivati solo alla quinta giornata e quindi si vedrà. L'importante è che la Roma ha fatto un ottimo risultato, ha visto che i giocatori stanno giocando, non sono fermi, tanto per dirne una, la lotteria di Dzeko che ho sentito prima ha fatto scalpore perché una doppietta da lui non ce l'aspettavamo nessuno, invece l'ha fatto e quindi è bene, grazie anche alla leggenda Totti che ha fatto sempre questi assist che basta buttarla dentro e siamo a posto e quindi è bene. Certo, però il Crotone che dicevi tu si mostra simpatia e la squadra simpatia, però ha un solo punto, con un solo punto se continua di questo passo è Serie B, o è troppo presto per dirlo? Ma guarda, per adesso è un po' troppo presto perché ha avuto subito delle squadre che non sono state facili per loro, perché becchi la Roma è una bella squadra tosta, e becchi un'altra squadra è una squadra tosta, devono prendere ancora il buon giro per salvarsi. Sì, questo è vero, stanno in fase di rodaggio. Le sorprese, prima il Sassuolo, ora il Chievo-Verona, sono fuochi di paglia o reciteranno un ruolo buono nel nostro campionato, secondo te? Ma è una buona domanda, sono squadre che se la battagliano, vogliono fare farsi sentire, farsi vedere, quindi sono squadre, Sassuolo... L'abbiamo visto, è una squadra che gioca ancora anche nell'Europa League, quindi ha forza in più per fare bella figura non solo in Italia ma anche in Europa. Il Chievo Verona è diverso perché gioca solo nel campionato e quindi cerca di farsi sentire solo in Italia, Chievo, e invece il Sassuolo cerca di fare più scalpore perché è più importante essendo anche in Europa. La squadra, oltre quella tua del cuore per la quale sei tifoso, la squadra che cattura più di più la tua simpatia in Serie A, qual è, se c'è, oltre l'Udinese? Oddio, guarda, mi dispiace dirlo, ma non questa giornata qui, ma la scorsa, che era domenica scorsa, verso le 6 di sera, se qualcuno lo sa o ha visto la partita tra Inter e Juventus, io sono contento che la Juve ha perso, soprattutto perché non è che mi è tanto simpatica, completamente no,
Ok, più simpatica è l'Inter per adesso. So che ci sono tanti ascoltatori che mi dicono: ma cavoli, proprio l'Inter, eccetera. Ma io ho qualcuno che tifava Inter e ho amici interisti, e poi simpatizzanti sono anche su questo. Oh, la squadra che invece di Serie A che ti ha più deluso oggi, se c'è, qual è? Se c'è, chiaramente. Oddio, se c'è, guarda, la squadra che mi ha deluso di più è stata l'Atalanta, che non mi ha soddisfatto molto, Sì. soprattutto perché l'ultima se la poteva giocare come giusto che sia bene contro il Palermo. E poi per adesso non ci sono altre tante altre squadre, però magari un po' più avanti possiamo dire che ci saranno altre squadre che non sono simpatizzanti, ecco, non Certo. mi sono a favore. Veniamo invece adesso alla tua Udinese. La prossima partita dell'Udinese dove giocherà in trasferta? Sassuolo a Reggio Emilia. Aia, aia, la vedo tosta, eh. Esatto, ecco perché vi dicevo che è una squadra molto tosta, Sassuolo. Anche perché uscendo da una sconfitta, non so quanto meritata contro il Chievo Verona, avrà la voglia di rifarsi subito con una vittoria ai danni dell'Udinese. Udinese che io pensavo sinceramente avesse vinto contro la Fiorentina, perché si era portata, se non vado errato, sul 2-0, invece è stata ripresa e a momenti c'era la beffa. Che manca all'Udinese Calcio per far sì che una partita sul 2-0 possa essere conclusa con una vittoria? Allora, guarda, io contro la Fiorentina mi è piaciuta rispetto contro Chievo, perché contro Chievo abbiamo fatto una figura proprio di cappa, per non dire di peggio, perché noi col Chievo abbiamo andato, siamo andati in vantaggio 1-0 e invece dopo quello che abbiamo fatto, invece di andare a ipotizzare una ottima vittoria, siamo andati a prenderle. Dal Chievo, giocando, proprio meritando che il Chievo ha giocato anche bene, perché abbiamo visto che ha usufruito di più tiri in porta e ha anche segnato, quindi non posso dire altro. Invece contro la Fiorentina mi è piaciuto molto, perché siamo andati subito in attacco, ce l'abbiamo giocata contro una Fiorentina che non è una squadra da poco, soprattutto perché è molto tecnica, molto vivace. E quindi la Fiorentina, sì, oddio, con la Fiorentina abbiamo sempre avuto delle partite non facili. Mi è piaciuto molto perché abbiamo stati in vantaggio una volta, anche due volte, essendo anche stati recuperati. Mi dispiace che dopo che abbiamo preso proprio il rigore contro la Fiorentina e c'è stato il 2-2, ci è mancato quel guizzo in più di buttarla dentro, perché noi eravamo davanti alla porta. Ma se non concretizzi davanti alla porta e la non la metti dentro, è impossibile fare gol e fare punteggio buono, positivo. E quindi bisogna trovare quel punto giusto per dire: ok, possiamo farcela, la buttiamo dentro, Ma facciamo il risultato in casa soprattutto. E questo è il punto. la difesa invece fa acqua da tutte le parti, è accettabile oppure no? Oddio, bella domanda. Guarda, la difesa non è male, però manca quella forza di dire no, basta prendere gol qua, bisogna difendere, bisogna fare difesa, non che siamo una rete bucata da un solo pallone, da un solo attacco e subito attacco, via. Perché io ti dico, contro Chievo non mi è piaciuta totalmente la difesa, anzi la penalizzo perché cioè, erano fermi e con dei gol da Chievo erano fermi come dei pali, come se fossero Dio, siamo dei birilli, la palla arriva, stiamo fermi. No, cioè, non possiamo dare l'avvantaggio agli altri di fare quello che si vuole. Invece con la Fiorentina, ok, sono stati anche bravi, bel gioco della Fiorentina, perché lo sappiamo che la Fiorentina non è da poco una squadra che ha dei bellissimi giocatori come Kalinic, come tanti altri giocatori come Bernardeschi, eccetera. Cioè,
cioè non è una squadra da poco, però bisogna difendere e questo bisogna farlo. E questo bisogna farlo, soprattutto Iachini deve trovare il punto d'incontro fra difesa e centrocampo, perché se accorciasse le difese, le distanze, chiedo scusa, tra i due settori, forse l'Udinese ne trarrebbe giovamento, anche perché, come al solito, l'Udinese, passami questo termine, è una palestra di nuovi calciatori, di nuovi possibili talenti che si mettono in mostra. A volte ti dice bene, a volte ti dice male, a volte ti dice così così. Però un pugno di anonimi calciatori con qualcuno già più conosciuto, tu fai sì che le spese rientrino, il bilancio è in perfetto equilibrio e riesci a tenere la Serie A, magari per il rotto della cuffia, magari forse con qualche giornata d'anticipo, ma il tuo ruolo è quello. Riavere un Udinese come ai tempi di Zico, che lottava forse per le prime posizioni, rimane un'utopia per il momento. Ma guarda, adesso però ti do la verità, sì, perché la squadra della nostra Udinese deve, ha avuto diciamo una rivoluzione perché si è tirati via dei giocatori fondamentali come era Di Natale, come era la difesa che avevamo Domenico, come avevamo Pasquale, eccetera. Quindi avevamo dei giocatori che erano fondamentali per la squadra, cioè facevano vedere che erano bravi, facevano vedere che bisogna difendere, bisogna attaccare, bisogna fare gol, eccetera. Adesso siamo in una rivoluzione, cioè siamo a un inizio di come era prima, perché col cambiamento anche del regime sportivo da Retta a nuovo, non mi ricordo il nome, ma è avuto una rivoluzione che in questo momento piano piano può darsi che adesso siamo all'inizio delle giornate di campionato e quindi siamo in un momento di rodaggio, un momento di fare vedere come si mette nei giocatori, perché se andiamo a vedere rispetto all'anno scorso il centrocampo è diverso rispetto adesso, si lo vede molto perché c'è De Paul, c'è un altro giocatore, a parte Baggio che c'è sempre lui e qualcun altro, però bisogna vedere perché anche sono nuovi giocatori che hanno voglia di fare e speriamo che più avanti faranno anche bene, perché adesso in questo momento si stanno rodando. Sono in un momento di rotazione, momento di cambiamento rispetto a da dove giocavano prima. Diciamo che la Serie A, diciamo la verità, la Serie A non è un campionato facile, non è un campionato che ci può dire oh, la Serie A è così così. No, ragazzi. Bisogna giocare, bisogna avere la voglia di andare avanti, bisogna avere voglia di fare il risultato. Oh, ti manda saluti in questo istante Daniela Rampa, che dice: è piacevole ascoltare Marco Puzzolo parlare dell'Udinese e del calcio a 360 gradi. Quanto ti piace il calcio, Marco? Ma guarda, mi piace moltissimo, mi piace molto perché è un gioco che è molto importante perché si corre dietro anche una palla, qualcuno dice il calcio si corre solo dietro una palla, non si sa perché corrono così. Sì, ma guardate che se dopo, però dopo vi lamentate se non facciamo bella figura per gli europei, per i mondiali, eccetera. E quindi il calcio, diciamo la verità, è un gioco. Sì, ok, si gioca, si corre dietro una palla, eccetera, ma riporta tanta gente a vedere. Se noi andiamo a vedere di come erano gli stadi una volta, che c'erano, esempio, la mia genere c'era Zico, c'era un giocatore non da poco, c'era tanti altri giocatori. Per quale motivo noi non possiamo non vedere, non possiamo non tifare, non possiamo non dire niente su questo sport? È uno sport molto bello, divertente, un po' ci danno delle delusioni perché altre squadre di altre nazioni sono forti, ma lo sport è fatto di vincite, di pareggi e anche di perdite. Quindi non siamo obbligati, oddio, siamo come dei cavalli che vengono le paratie lì e dobbiamo dire, oddio, dobbiamo solo vincere. Impossibile.
Impossibile. Quindi per me, ti dico, anche adesso io guardando mi dispiace che l'Italia di calcio a 5, cioè che sono stati i mondiali, è uscita per mal volentieri contro l'Egitto, però mi dispiace molto per noi perché io sono tifoso italiano e quindi è normale che vado a vedere una squadra che è mia, della mia nazione, quindi vado a tifare per la mia nazione, cioè l'Italia, e quindi andiamo a vedere che bisogna fare bella figura e andare magari anche a trovare, quindi in più trovare a portare a casa una coppetta, un qualcosa che si può dare. Oh, bene, ho vinto questa cosa qua, faccio bella Certo, figura davanti agli altri, o è vero. no? Marco, uscendo un attimo fuori dal seminato dal calcio, un avvenimento sportivo che ti ha colpito in questa settimana c'è? Oppure per il momento non c'è nulla e aspettiamo la prossima gara di Formula 1? Allora, guardiamo un po', ti faccio reso conto di questo sport di questa settimana. Allora, uno, sono delusissimo un po' per non dare la candidatura delle Olimpiadi 2024 per Roma e soprattutto per la nostra nazione Italia. Perché? Perché facciamo una bella figura dei cavolo, per non dire di cacca, per non dire di peggio. Quindi mi dispiace, ok, ci sono debiti, ci sono questo, c'è quell'altro, quest'altro, ma è ok, ma come si fa a dare dietro a una sindaca che va a dire di no a una Olimpiadi che potrebbe portare novità alla nostra nazione, cioè alla nostra Italia, e soprattutto a fare bella figura. E quindi mi dispiace che questa Olimpiadi e questa candidatura non ci sarà. Non ci sarà. Possiamo dire quanto vogliamo che ci saranno le europee magari nel 2020 o qualcosa del genere, o puoi dire parlare davanti a tanti, gente, oddio, così colà, colà via, eccetera. Non serve a niente. Bisogna fare bella figura. Se mi fai la figura diciamo del cavolo proprio, che dici no, perché avevo detto che quando mi votavate e dicevate anche voi no. Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Cioè, mi deve Almeno dire qual è la avrebbe. verità. Io in questo momento non vedo la verità su questa non candidatura. Devi dire la verità. Infatti, non so, in tanti altri giornali e tanti altri canali sportivi chiedono questo referendum su questo motivo, su questa verità. Perché non viene fuori la verità? Poi domanda, ma vedremo come andranno avanti su questi giorni. Marco Buzzolo, allora io ti ringrazio di essere in diretta da Udine qui insieme con Stappa Radio di Stefano Tini e RDA Radio 1 di Roberto De Angelis con la doppia S. Naturalmente doppia S sempre, mi raccomando, se no prima che mi trovate diventate bisnonni, fate prima, insomma. E Ringrazio praticamente. io a voi veramente, perché io ascolto sempre voi e siete un'ottima radio web e quindi non posso dire di no, anzi sento sempre delle cose che alcune volte non le sento. E soprattutto poi ricordiamo che Marco Buzzolo è uno dei componenti dello staff di Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est, direttore Andrea Camerini, che salutiamo affettuosamente e cordialmente, insieme ad Elena Cracina, insieme a Fabiola, a Nicolas, allo stesso Marco Buzzolo. Dimmi se me ne sono scordato qualcuno, cortesemente, perché ho 200 anni, la memoria ogni tanto vacilla. Tranquillo, te lo ricordo io, non c'è un problema. C'è Davide, c'è Carmine, c'è anche Giovanni. Esatto, sia Carmine che Giovanni, poi collegati con Audio Radio di Napoli, con Audio Radio di Roma, e da stasera in poi dovrebbe nascere Mosaico Roma con diversi canali, Mosaico Roma si chiama, per cui anche la famiglia di Mosaico Roma della piattaforma di Spreaker entra a far parte del nostro pool radiofonico. A me piace poi soprattutto sottolineare, adesso con 2 secondi di più, evidenziare il lato
del commentatore, no del commendatore, del commentatore e lato di opinionista del signor Puzzolo, perché ne ha per tutti, a ogni domanda, anche se da $1 milione, lui riesce a trovare sempre una risposta diplomatica, facendo capire tra le righe, poi, se è una risposta diplomatica, qual è la vera risposta. Guarda che hai una dote veramente, guarda, un complimento che ti faccio in diretta eccezionale, perché tu dai una risposta molto diplomatica e fai bene, perché se no ci taglierebbero la puntata, poi non viene registrata. Però tra le righe fai capire qual è il tuo vero dissenso. Per cui beato te che ci riesci, io ogni tanto magari perdo qualche staffa e vengo ripreso. Te invece riesci a far quadrare la situazione, però a suonare. Complimenti davvero, Marco. Questo Grazie, te lo grazie dico di veramente cuore, Roberto, a grazie. parte Vi i ringrazio nostri voi. discorsi radiofonici, anche perché noi ti dico, abbiamo una certa veneranda età rispetto a te. Praticamente tu hai gli stessi anni di mio figlio, primo. E trovare dopo secoli, tra virgolette, gente nuova, gente giovane che ha la stessa tua passione di quando avevi l'età del signor Puzzolo, cioè 23, 24, 25 anni, non è comune a tutti quanti gli esseri umani. Quindi quando trovi un ragazzo che sotto il versante radio la pensa come te, senti il cuore che ribatte un'altra volta. Allora questa passione che si chiama radio si tramanda di padre in figlio, di figlio in nipote e via discorrendo. Magari noi non ci saremo più, ma fra 400 anni troveremo un altro Puzzolo e un altro De Angelis che staranno a commentare Roma Udinese del 2420. Magari si giocherà con lo stadio sospeso in aria anziché per terra, però farà parte della, diciamo, della necessità e dei tempi futuri. Qui entriamo nella fantascienza, ci fermiamo. Io ti mando un grande abbraccio, buon fine settimana. Per te, forza Udinese, per noi sempre forza Roma, dagli Roma. Questo è sottinteso, eh. Beh, chiaro, mai non dire mai dai Roma. No, 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 qui si deve dire dai Roma perché questo è il passepartout per poter parlare, quindi no, scherzo chiaramente. Difatti la tua rubrica si chiama Minuto 91esimo in diretta da Udine e si capisce lontano miglio che è un giro a 360 gradi perché non parliamo soltanto dell'Udinese. Ultima domanda, ok, c'è un'altra domanda per il Marco da Udine. Pronto sempre a rispondere. La squadra di Serie B che ti sta piacendo di più? Diciamo tutti Cittadella sull'onda del momento, però. Guarda, Cittadella mi sta colpe mi ha colpito veramente perché avendo fatto 5 risultati su 5, quindi essere prima a punteggio pieno rispetto ad altre squadre che te la vengono a vedere, oddio, non mettiamo punti su lei come il Verona o come altre, sappiamo che Verona essendo deve fare bella figura perché essendo andata giù. E deve riprendere e vuole ritornare in Serie A, è normale, ma Cittadella, ragazzi, Cittadella non è una squadra così tanto per fare, è una squadra che sta battagliando, sta facendo una bella figura, sta giocando e sta facendo risultati, quindi vedete voi. Tanto di cappello, anche se solo sull'onda del momento, per il Cittadella, con la speranza che magari sia un'altra delle novità del prossimo campionato di Serie A, perché ben vengano queste matricole, poi se durano soltanto un anno perché non hanno la compagine idonea, purtroppo fa parte del gioco delle parti. Buon fine Però settimana. almeno si può dire, oddio, guarda, sono andato in Serie A, ho fatto bella figura, però almeno sono arrivato in Serie A, non che non sono rimasto sempre in Serie B, Certo, o no? questo no, no, questo è verissimo. Marco, buon fine settimana, un grande abbraccio, fra 7 giorni ci risentiremo. Sempre pronto per te, e sempre pronto agli ascoltatori. Saluto gli ascoltatori di Audioradio del Fuji Nord-Est, della mia radio, di Capitale Andrea, e anche saluto Stefano Tini con la Stab Radio e Roberto, tu stesso. E tutti i vostri canali di Audio, di Radio 1 e tutti gli altri canali R1, 2, 3, 4, 5, 6, Sì, e tutti poi quelli che ecco, funzionano. se stasera nascerà Mosaico Roma, avremo dei nuovi canali. Tra un po' ci vorrà l'elenco della nonna per nominarli tutti, no? La lista della spesa, La lista diciamo, della ormai. spesa, quindi prima di iniziare il tuo TG quasi quotidiano triestino, dovrai prendere la lista e dire saluto Stap Radio, RDA Radio 1, Mosaico Radio, Mosaico Turchia, Mosaico Guarda, Venezuela. quasi 10 minuti sono per dire tutto l'elenco. Occhio che però nelle radio libere si ha soltanto 15 minuti, per cui bisogna rientrare in quel lasso di tempo, eh? Eh già, mi Già. sono accorto a colpo. Esatto. Allora Marco, tanti saluti e ci risentiamo prossimamente. Buona serata, grazie.
Grazie a te e ciao a tutti, alla prossima. Ciao Marco Puzzolo, grazie, ciao ciao. Un ringraziamento così a Marco in diretta da Udine, simpaticissimo, pronto alla battuta. E poi questa qualità che ha del mescolare le risposte, bravo, bravo Marco. Siamo usciti un attimo fuori dal seminato giallo-rosso, qualcuno mi dice ma com'è? Perché ogni tanto noi ci affacciamo anche in altre città, ragazzi. Dobbiamo sentire pure come la pensano dal resto d'Italia. Speriamo presto di avere anche qualcuno da Palermo, saluto Alfio, che dovrebbe parlare prossimamente del Palermo di qualcos'altro. E saluto Giuseppe Ruggeri da San Pierniceto di Messina, che ricomincerà la prossima settimana non solo sport in una nuova veste, per cui noi poi lo ascolteremo il venerdì in replica, come replica audio, così come sentiamo l'occhio del gufo di Bruno Bellucci che va in onda tutti i lunedì alle ore 20:30 sul canale 871 di Roma, che è Young TV di Nettuno. Ci fermiamo un attimo, tra un po' il prossimo collegamento. Grazie.